oggi si ritrovasse con un po' meno capelli sulla testa e la barba brizzolata, ogni riferimento è puramente casuale, si ricorderà forse di quello spot TV di fine anni 90 in cui una signorina scendeva dalla macchina ed esclamava: "È geniale, dovreste provarla". Beh, in quasi un quarto di secolo la vena di genialità di Toyota Yaris non è affatto sfiorita, anzi, oggi che Toyota Yaris è una delle migliori interpreti della tecnologia full hybrid, nonché l'ibrida numero uno delle vendite in Italia, Yaris è un ex piccolo genio ormai entrato nella fase della piena maturità. Sono alla guida di Yaris 2024, la cui principale caratteristica è quella dell'introduzione, come forse già saprete, della nuova motorizzazione Hybrid 130. Un uomo perché. Dunque, battezzare Yaris 2024 una Yaris tutta nuova non è del tutto corretto. Esteticamente, infatti, rispetto a prima, non è cambiato praticamente nulla e, a mio avviso, è un'ottima notizia. Guardate voi stessi, è la Yaris che tutti già conosciamo, con il suo musetto espressivo, i suoi occhioni, la sua fiancata tondeggiante e il suo bel sederotto tonico. Questa, in particolare, è la variante Premier Edition, un po' più speciale delle altre, visto che ha i cerchi da 17 pollici e la verniciatura specifica blu Nettuno con tettuccio, specchietti e montanti neri a contrasto. Costa un po' più delle altre, dopo ne parliamo. E allora andiamo dritti al sodo e concentriamoci sulla novità di giornata, che è appunto il nuovo 3 cilindri 1.5 ibrido autoricaricabile, ora da 130 cavalli in luogo dei precedenti 116 cavalli, per un aumento di 14 cavalli. In realtà la nuova unità non va a sostituire, ma va ad affiancare quella precedente, che acquisterà ora la denominazione Hybrid 115, per fare cifra tonda. Quindi come vengono raggiunti i 130 cavalli? Beh, innanzitutto intervenendo di fino sul motogeneratore elettrico, che da circa 80 cavalli passa a 84 cavalli, ma quel che è ancora meglio, cresce da 141 a 184 Nm di coppia, un aumento del 30%. In più vengono apportate alcune piccole modifiche anche alle logiche della centralina di controllo motore. Morale, ora Yaris Hybrid 130 risulta indubbiamente un pochino più sveglia, specialmente nelle fasi di ripresa lanciata, quindi quando pigiamo sull'acceleratore a partire dai 30-40 km orari, una delle situazioni più frequenti nell'uso quotidiano. Sì, cresce anche l'accelerazione 0-100, meglio, migliora, e di circa mezzo secondo, passa da 9,7 secondi a 9,2 secondi, ma quello che si sperimenta di persona è appunto questo maggiore brio nelle fasi di ripresa. Non è che l'esperienza cambi da così a così, non è che ora Yaris sia una compatta sportiva, per quello c'è GR Yaris, che è tutta un'altra cosa. Diciamo che ora è un pochino più reattiva e il bello è che questo regalino di coppia supplementare non influenza più di tanto i consumi, che crescono giusto di qualche decimale. Ora, da libretto sono di poco superiori ai 4 litri per 100 km, prima erano leggermente inferiori. Io nel mio breve test drive ho registrato un valore leggermente più alto, di circa 5 litri per 100 km, ma non affidiamoci troppo a valori registrati così senza prestare troppa attenzione ai consumi. Sono certo che guidando esclusivamente in città, dove puoi sfruttare al massimo le logiche del full hybrid electric di quinta generazione di Toyota, quindi viaggiando per gran parte del tempo in modalità 100% elettrica, ecco, sono sicuro che in un contesto urbano il valore si avvicinerà molto di più ai valori dichiarati. Ah, se per caso vi steste chiedendo quali modifiche al cambio automatico, beh, la risposta è nessuna. Una risposta che è allo stesso tempo una buona e una cattiva notizia.
Una buona notizia, perché ormai lo sappiamo, nella guida in città il famoso o forse famigerato e-CVT di Toyota è un autentico toccasana, specialmente quando viaggiamo piano piano, si pela il gas e riusciamo a esprimere tutte le potenzialità della marcia in elettrico. Il CVT diventa invece fastidioso ogni qualvolta usciamo da un contesto urbano, si spinge sull'acceleratore con un po' più di energia o si mantengono velocità costanti più alte. In quel caso il ronzio di sottofondo si fa più invadente, insomma l'esperienza diventa un pochino più innaturale. Il CVT è fatto così. Nuova motorizzazione a parte, Yaris 2024 guadagna qualche aggiornamento anche sugli interni, almeno lato tecnologia. Siamo o non siamo dopo tutto nell'era della intelligenza artificiale? Bene, quindi sale a bordo un nuovo e graziosissimo display multifunzione dalla diagonale di 9 o 10,5 pollici a seconda dell'allestimento. Il display è molto gradevole da guardare, facile da usare, più rapido anche nel rispondere ai comandi tattili e anche vocali. Devo dire, personalmente rimpiango un po' l'opzione di una striscia verticale sul bordo di comandi fisici. D'accordo il touch, ma non 100% touch. Ah, se per caso la vostra versione è di quelle con la funzione di navigazione integrata nel sistema e questa funzione di tanto in tanto vi mandasse fuori strada, ecco, sappiate che in tutti i casi ora l'accoppiamento con il vostro smartphone Android o Apple può avvenire anche senza fili in modalità wireless, molto più comodo. Display centrale a parte, vediamo se a questo giro riesco a formularlo bene. Un'altra novità consiste nell'ormai irrinunciabile quadro strumenti digitale, ma anche qui nota bene, perché in realtà la versione di accesso Active conserva il caro vecchio quadro strumenti analogico digitale con solo un piccolo schermo digitale al centro e due quadranti analogici ai lati. Poco male. In ogni caso, se vogliamo a tutti i costi l'upgrade al cockpit virtuale, dobbiamo salire o sulla seconda versione, una Trend, grazie alla quale abbiamo il display da 7 pollici, mentre se vogliamo a tutti i costi il display da 12,3 pollici configurabile in mille modi, dobbiamo acquistare o una versione Lounge oppure le due top di gamma GR Sport o Premier Edition. Quindi è più digital Yaris Model Year 2024, ma anche più sicura. E la cosa che ho appreso con grande piacere è che i sistemi di sicurezza sono quasi tutti di serie sin dall'allestimento base. Abbiamo un set molto completo che va dal cruise control adattivo all'avviso di superamento corsia, al riconoscimento dei segnali stradali. Se sentite un cicalino sotto, è proprio questa funzione che anche in presenza di un cartello di 20 all'ora ti avvisa di rallentare. Per la cronaca, sto viaggiando a 25 km orari, a mio avviso leggermente invadente. Detto ciò, una nuova funzione che prima non c'era e che a mio avviso per un segmento B è una eccezione consiste nel cosiddetto acceleration suppression, ed è una funzione che nel caso voi steste avvicinandovi un po' troppo all'auto davanti a voi senza sollevare il piede dall'acceleratore, il sistema interviene e taglia in ogni caso l'erogazione della potenza. Sai, al giorno d'oggi siamo tutti molto distratti. A sua volta il Proactive Driving System svolge una funzione pressoché contraria, ovvero quando rilasciamo il pedale del gas in avvicinamento a una curva o a una rotonda, modula la decelerazione e interviene anche sullo sterzo in modo che sia ancora più preciso e deciso. E chiudiamo come sempre con il capitolo prezzi, che come sempre è un capitolo un po' agrodolce, visto che una pur piccola correzione al rialzo rispetto a prima esiste. Dunque, il listino di Yaris 2024 è come se fosse diviso in due, perché c'è un basso di gamma e un alto di gamma. Sui primi due allestimenti non hai certi contenuti, ovvero non hai alcune funzioni digitali come abbiamo già visto,
nonché il motore ibrido da 130 cavalli, solo l'ibrido da 116 come prima, prezzi da 24.550 euro, cifra che scende a 19.950 euro con l'hybrid bonus di Toyota associato a rottamazione, si sta comunque sotto quota 20.000. Per assaporare il nuovo Hybrid 130 e tutta la nuova esperienza digitale di bordo, devi salire almeno sulla Lounge, che parte da 27.400 euro di listino. Per il top di gamma vero e proprio, cioè Yaris GR Sport con accenti più sportiveggianti o Yaris Premier Edition, prezzi da 31.700 euro. Quindi in definitiva Yaris 2024 non può considerarsi il classico restyling di metà percorso, piuttosto un aggiornamento dell'assortimento della gamma, visto che ora hai a disposizione contenuti tecnologici e dinamici che prima non avevi. C'è il nuovo motore Hybrid 130 che io trovo ideale per chi fosse ancora affezionato al feeling di guida e allo stile di Yaris precedente. Ci sono contenuti di bordo che puoi opzionare oppure no. Voi ad esempio vi orienterete più sulle versioni entry level, quindi ancora con il motore vecchio, oppure siete curiosi di assaporare anche l'ibrido da 130 cavalli? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like al video se lo aveste trovato interessante e se non avessi detto cose che già sapevate. Iscrivetevi al canale, non l'aveste ancora fatto, seguiteci su tutte le nostre piattaforme social e continuate a seguirci anche sul nostro sito internet motorbox.com. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!